Federico, il palco è tuo. Grazie. È meraviglioso, io adoro questo completo. Questo poi vi racconto, è originale, è originalissimo. Allora, dopo c'è una gamba. Storia. Dopo vi racconto la storia. Federico Sacchi. Buonasera a tutte, tutti e tutte. Mi chiamo Federico Sacchi, sono un music teller e sono qui per raccontarvi una storia. Fino a poco fa ero in mezzo al pubblico, in mezzo a voi, ero vestito in modo leggermente meno appariscente e ho sentito che un sacco di gente cantava a mezza voce, col fidanzato davanti, di fianco che gli diceva no, ma stai zitto, che rovini la cosa. Allora, è arrivato il vostro momento, ok? Questo è il momento karaoke. Non c'è nessuna armonizzazione strana, sono le canzoni come le conosciamo tutti quanti, ok? Quindi, quando volete cantare, sentitevi liberi di cantare. L'unica regola, quando faccio così chiudiamo, perché sennò andiamo avanti fino a mezzanotte e mezza, ok? Perfetto. La storia che voglio raccontarvi inizia a Londra, il 7 maggio 1977. Sul palco del Wembley Conference Center va in scena la 22esima edizione di Eurovision Song Contest. Alle 22.06 lo speaker annuncia che la 15esima canzone in gara è quella dell'Italia. Il titolo è Libera e verrà cantata da Mia Martini. Nonostante all'epoca abbia solo 29 anni, Mia Martini è una veterana. Dopo un inizio incerto all'inizio degli anni 60, nella prima metà dei 70 inanella una serie di successi che la fanno entrare di diritto nell'Olimpo delle grandi interpreti italiane. Facciamo un ripasso. 1971. Non vi sento tanto però, eh? Perché allora questa dovete far venire giù l'intonaco, ok? 1973. Molto bene, vi verrei dato un bel applauso, ma dopo vi voglio sentire più forti. Padre davvero, piccolo uomo e minuetto, basterebbero questo tris d'assi per consegnare Mia Martini alla storia della musica italiana. Ma tra 71 e 76 Mia ha inciso 7 album pieni di canzoni e interpretazioni pazzesche, album apprezzati dai giovani, dai musicisti, cosa più unica che rara per una cantante donna all'epoca, e anche dai diversamente giovani. Ha conquistato addirittura il grande Aznavour, che l'ha voluta ad aprire i suoi concerti italiani all'inizio del 77. Insomma, mandare Mia Martini all'Eurovision è una scelta assolutamente sensata. Mia ha voluto fortemente Libera, soprattutto per un testo in cui si riconosce moltissimo. E proprio per questo vuole farlo ascoltare ai 300 milioni di spettatori del festival. Mentre ascoltiamo l'esibizione, prestiamo attenzione alle parole. La conoscevate? No. Bene, ok. Scusate,
Anche se non sono partiti benissimo. Il maestro Maurizio Fabrizio, che poi è sempre colpa dei maestri, ha staccato un tempo Garibaldino, che ha spiazzato l'orchestra, e pure Mia, che ha attaccato in ritardo. Ma parliamo della Martini, nel giro di mezza strofa si è ripresa. Da qui in poi, la performance decolla. Donna emancipata e consapevole, che vuole poter scegliere cosa fare della sua vita, anche e soprattutto nelle questioni più delicate. In Italia una donna non è libera di essere madre. L'interruzione volontaria di gravidanza è un reato per cui una donna rischia 4 anni di galera. La legge 194 verrà approvata solo un anno dopo, il 22 maggio 1978. Quella della Martini è una presa di posizione molto forte e infatti guarda dritta in camera quando pronuncia quelle parole. Andate a cercare il video, c'è su YouTube, mettete Mia Martini libera Eurovision. Inspiegabilmente, libera ottiene un misero 13° posto, ma qualche mese dopo Mia si riprende tutto con gli interessi. Accade al Nippon Budokan di Tokyo, il 13 novembre 1977. Interpretazione di Un ritratto di donna, Mia Martini vince il Most Outstanding Performance Award al World Popular Song Festival del 77, anche detto l'Oriental Eurovision, un faraonico evento finanziato dal signor Yamaha, che aveva talmente tanti soldi che si poteva affittare il Budokan e fare un festival per lui. Tanto per dirvi, gli ABBA hanno iniziato la loro conquista internazionale proprio a questo festival qua. Una canzone contenuta in Per amarti, l'album con cui inizia la collaborazione tra Mia Martini e Ivano Fossati, l'uomo con cui vivrà la più grande e tormentata storia d'amore della sua vita. Un momento felice, coronato da un mese intero di concerti sold out alle Olimpiadi di Parigi insieme ad Aznavour all'inizio del 78. Tutto alla grande, quindi. Non proprio. In Italia, Mia è diventato sempre più difficile lavorare. La maldicenza che circola da anni sul suo conto è ormai fuori controllo. Mia Martini porta sfiga, che nel mondo dello spettacolo equivale a una condanna a morte. Un'accusa ignobile che la logora nello spirito e nel fisico. Nel 1980 si deve sottoporre a 2 interventi alle corde vocali che modificano estensione e timbro della sua voce. Nell'83, dopo un festival andato male e un tour di addio, la Martini si allontana dal mondo dei grandi palcoscenici. Ora, non mi interessa soffermarmi su questo discorso, ma quello che le è successo ci deve far riflettere tutti sul fatto che dobbiamo ficcarci in testa tutti, che ci sono epiteti e parole che non si possono usare mai, neanche per scherzo, perché non si sa mai come va a finire. E mi sembra che siamo qui anche per questo.